L'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione nell'ambito dell'esame della risoluzione 700258 de Toma recante iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti di rappresentanti di Italiana Petroli. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Nel dare la parola al responsabile delle relazioni esterne affari istituzionali e comunicazione Francesco Lucisano ricordo che l'audizione odierna è finalizzata esclusivamente ad ottenere elementi istruttori utili ad approfondire le tematiche oggetto della risoluzione. Sì. Eh, grazie onorevoli deputati. Eh, mi presento Francesco Lucisano. IP. IP è un gruppo che più o meno eh, è conosciuto, è probabilmente è il più grande eh, attore eh, privato italiano nel settore, cresciuto recentemente con l'acquisizione eh, anche da attori stranieri della rete di Totalerga, è sulle strade con 5.000 punti vendita. Siamo molto eh, lieti insomma, di fornire il nostro. Contributo su un tema che devo dire fino a pochi anni fa stava sotto il livello dell'attenzione pubblica, con, con grande eh, piacere, insomma, vediamo che anche nel dibattito pubblico più alto e anche probabilmente in quello che verrà fatto in ottica legge di bilancio c'è un'attenzione eh, politica eh, importante. Importante perché vediamo noi la rete di distribuzione dei carburanti come un'infrastruttura strategica della transizione, ecco perché la sua capillarità e la sua correlazione intima con le abitudini di movimento degli italiani lo rendono un crocevia essenziale, un ottimo asset per guidare i cambiamenti che stanno eh, interessando il mondo della mobilità, cambiamenti che sono influenzati da un lato da tutto il tema della sostenibilità ambientale che sui trasporti è eh, centrale, dall'altro alla tecnologia, al digitale che abilita forme di mobilità, forme di guida, forme di pagamento nuovi. Allora, questi cambiamenti o passano per la rete o non avvengono. Purtroppo la situazione non è delle migliori perché gli effetti della continua riduzione dei volumi della rete in questi decenni e la conseguente erosione dei suoi margini complessivi finora hanno impedito alla rete dei carburanti, ai 21.000 distributori che ci sono nel territorio, di giocare questo ruolo guida, portando eh, lo sappiamo anche all'uscita di numerosi attori, player internazionali, alcuni poi abbiamo rilevato noi la, la, la loro rete. Un episodio scatenante in questo senso può essere ricercato nel famoso scontone del 2012, che eh, ha contribuito come evento molto memorabile a spostare l'intero focus del settore, sia dei consumatori che dei decisori che degli attori economici, solo sulla questione prezzo, innescando quindi una competizione unidirezionale sul tema dell'abbassamento dei prezzi e un po' dimenticandosi tutte le altre variabili. Negli anni la rete è stata infatti, e lo vediamo anche nei contenuti della, della mozione, eh, interessata da iniziative chiamate con termini molto chiari, razionalizzazione, riduzione, ridimensionamento, tutti termini che suggeriscono un approccio costruito al ribasso, che di fatto si è rivelato inefficace, da ultimo l'approccio sul ridimensionamento che è passato nella legge sulla concorrenza. Infatti il problema è che non si è partiti da un chiaro disegno di come debba essere la rete distributiva del futuro, non si è fissato un benchmark tecnologico e di qualità a cui puntare, al contrario si è cercato senza successo di incoraggiare delle chiusure di punti vendita esclusivamente sulla base delle incompatibilità stradali, incentrando magari al contempo tutte le energie del regolatore sulla, sulla compressione dei prezzi, come già detto. Però d'altronde un mero calcolo numerico che individui il numero di stazioni da chiudere, magari sulla base dell'erogato medio o di poco altro, non tiene conto del fatto che il territorio italiano ha delle caratteristiche orografiche, geografiche, urbane e delle esigenze che vanno guardate nel, per i cittadini. Quindi, non si può basare soltanto su questo tipo di approccio. Il risultato dell'approccio è stato molto, molto chiaro, e lo vediamo è eh, non si sono fatti eh, crescere gli attori più capaci, più determinati a investire sulla transizione e sulla digitalizzazione, quindi sulla parte di sviluppo, quanto quelli più appiattiti sulla rincorsa a una competizione unidime unidimensionale sul prezzo. La rete si è perciò sviluppata in maniera polverizzata, priva di indirizzo, 6.000 attori senza, senza marchio. Eh, presenti sul territorio. Molto difficile costruire un, un indirizzo eh, in una rete così definita. È inevitabile, e questo è il punto chiave del mio intervento in questo contesto, lo sviluppo di una dilagante illegalità che in assenza di controlli ha permesso di peggiorare proprio a danni dei migliori, degli onesti, piccoli o grandi che fossero. In tali condizioni, perfino la liberalizzazione degli approvvigionamenti di carburante, che come sapete permette a un punto vendita di acquisire una quota di prodotto da operatori differenti dal marchio che esibisce, ha contribuito a nutrire l'illegalità, perché eh, la liberalizzazione era un modo, visto che la corsa era sull'abbassamento del prezzo e dei costi, di far entrare carburante anche da canali grigi o neri. Illegalità, che non dimentichiamolo, si riverbera sulla qualità del prodotto, quindi sui motori delle auto dei nostri eh, cittadini, sulle condizioni dei lavoratori, sulla qualità del lavoro della rete, con un proliferare di forme grigie di impiego sul punto vendita, eh, che sono in contrasto invece con la necessità di cui parlavo di rilanciare il ruolo del gestore e la sua presenza fisica nel punto vendita. Ci tornerò su questo. Allora lo stato attuale della rete deriva essenzialmente da una corsa al ribasso. Se vogliamo ribaltarla bisogna passare dal concetto di ridimensionamento al concetto di rilancio, come si fa con una visione centrata sui bisogni del consumatore. Forse il consumatore è... Diciamo il tassello mancante di tutti i ragionamenti sul ripensamento della rete, eh, e eh, individuare quindi quali sono i servizi che questa rete del XXI secolo deve offrire al consumatore. Quali sono per noi? Primo, un'offerta di carburanti sempre migliori dal punto di vista qualitativo ambientale. Vedete, l'idea che il carburante, quindi la benzina, il diesel, il GPL e il metano, siano. Una commodity senza qualità, indeterminata, che possa essere presa ovunque allo stesso modo, è probabilmente stato uno dei primi eh, errori eh, che ha danneggiato la filiera. I carburanti hanno bisogno di avere una qualità dimostrata, garantita, tracciata. Oggi le tecnologie, cito una parola di moda, blockchain, ci permetterebbero di farlo in maniera molto più importante. Ne avrebbe un vantaggio l'ambiente, ne avrebbe un vantaggio il cliente. Secondo punto una libertà di scelta sempre più ampia su forme di alimentazione diverse da quelle tradizionali. Si parla molto, forse qui non è l'audizione giusta, ma quando parlate di PNIEC, di eh, transizione ambientale, ma per passare da slogan a abitudini che toccano le abitud i consumi dei cittadini nella vasta maggioranza, si passa per la rete. La possibilità di mettere a disposizione eh, metano... Metano eh, liquido per il trasporto pesante, GPL, elettrico ultrafast, quindi non la ricarica che si fa nel garage, anche perché la maggior parte degli italiani non ce l'hanno un garage, eh, ma la ricarica ultra veloce che consente a, di avere un'auto elettrica anche per gli spostamenti extraurbani e dunque di avere un'auto elettrica come prima auto, non solo, solo come secondo o terzo bene di lusso. Passa per la rete e dalla rete va fatta. Terzo punto. Una filiera completamente digitalizzata e tracciata per assicurare la qualità dei prodotti, azzirare l'evasione, sconfiggere il contrabbando. Oggi un distributore non può non essere in grado di dialogare con le agenzie governative a livello digitale, dogane, entrate, su base stabile fornendo tutte le informazioni fiscali e doganali utili a tracciare pienamente la filiera. È un lavoro che è iniziato, ma è un lavoro su cui c'è molto da fare e soprattutto non è importante non fare passi indietro nell'attuazione, cosa che spesso è successo. Quarto punto, adesione a protocolli di comportamento, non di sole regole vive la rete, anche di comportamenti positivi da parte degli attori. Allora la capacità di dialogo con le forze dell'ordine, con le agenzie, è una cosa che gli attori grandi, in primis, le associazioni di categoria, eccetera, con protocolli vincolanti devono cominciare a, a, a fare. E infine un ruolo rinnovato del gestore, che è punto di contatto con il cliente e presidio fisico del punto vendita, cosa che è stata per lungo tempo abbandonata, proprio per l'enfasi sul contenimento dei prezzi, l'enfasi monotematica sul contenimento dei prezzi. E invece anche la lotta all'illegalità parte da un rinnovato presidio del gestore sul territorio. Quindi è fondamentale. Per questi motivi noi vediamo come prossimi passi sostanzialmente due. Una gestione della transizione verso la sostenibilità che valorizzi il ruolo della rete, quindi un, un discorso eh, che guardi alle nuove forme di mobilità in una maniera che aiuti la crescita del Paese, non danneggi le possibilità di movimento delle classi socialmente più vulnerabili, non mi ci soffermo oltre. E due, una lotta all'illegalità basata su tecnologia, protocolli di comportamento virtuosi. Quindi sicuramente i punti principalmente G ed L della risoluzione sono quelli che, hanno, che trovano eh, una forte sostegno da parte nostra. Provo rapidamente a descrivere quali prossimi passi ci aspettiamo, ma magari è utile dare uno sguardo storico su cosa è stato sul tema dell'illegalità nel settore eh, nei, negli ultimi anni. Perché se non si risolve il tema dell'illegalità tutti i discorsi sul rapporto tra compagnie e la competitività del settore, gli investimenti risultano falsati da eh, un peso economico nero che ci impedisce di fare questa riflessione. La lotta all'illegalità ha vissuto una serie di periodi. Il periodo 2015-2017 è stato quello dell'allarme, della denuncia. Di illegalità nel settore non parlava nessuno. Era un fenomeno che era cresciuto come un cancro tra i 2 e i 4 miliardi di evasione fiscale. Non se ne parlava. Per fortuna, anche grazie al lavoro di molti di voi, eh, le cose si sono invertite. 2017 e 2018 è stato il periodo della normazione. Due leggi di bilancio hanno vinto, visto importanti passi avanti. Non ve li ripeto, tanto ci avete lavorato, molti di voi ci hanno lavorato, però è importante che sia successo qualcosa. Il 2018 e il 2019 ha visto l'inizio di un processo di repressione del fenomeno, che non c'era mai, mai stato prima e mi piace citare qualche dato. La sola applicazione della fatturazione elettronica nei primi mesi del 2019, fatturazione elettronica che per molti casi era stata invece avversata come adozione sulla rete, ha permesso all'Agenzia delle Entrate, sono dati Agenzia delle Entrate, di individuare in tre mesi 37 soggetti, tutti prevalentemente attivi nel campo del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, stiamo parlando di questo business qua bloccando 656 milioni di euro in tre mesi per controlli. Quindi la massa c'è. Solo nel 2019 risultano, e questa è una nostra analisi da fonti stampa o guardia di finanza, almeno nove grandi operazioni di repressione concluse eh, dalla guardia di finanza o da altre forze dell'ordine. Vuol dire una al mese, vuol dire che il ritmo c'è. 130 milioni di euro di evasione fiscale contestati, 206 persone indagate, spesso problemi che emergono su pezzi di rete senza logo, questo va detto, o eh, depositi. Auspichiamo che, se questa è stata la storia, il 2020 e 2021 veda progressi sui seguenti ambiti. Primo, depositi. A fronte di un dimezzamento del numero di distributori, che in 25 anni, benché si cerchi di farli scendere ancora, sono comunque già scesi da 40.000 a 21.000, i depositi sono cresciuti esponenzialmente nel nostro territorio. Calavano i distributori, calavano i margini, calavano i volumi, ma i depositi aumentavano come funghi. Oggi ci sono circa 400 depositi fiscali, numerosissimi piccoli depositi commerciali che operano spesso anche con eh, la figura del destinatario registrato, quindi possono anche legalizzare il prodotto come fossero depositi fiscali. Questa è una proliferazione a nostro parere difficilmente giustificabile dal punto di vista economico che va posta sotto controllo per assicurare che un punto di passaggio essenziale per i carburanti, come sono i depositi fiscali, eh, sia presidiato dall'autorità fiscale doganali. I primi passi sono stati compiuti. C'è stata una revisione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni eh, all'esercizio: che lo ripetiamo, non possono essere meramente formali. Devono essere dei criteri sostanziali. E chi apre un, un, de, un deposito fiscale che di fatto fa l'esattore per, per, per lo Stato. Deve avere dei requisiti di affidabilità che vengono anche continuamente controllati. La creazione di un registro degli operatori è un primo passo e anche il tentativo con l'obbligo di versamento anticipato dell'IVA fatto con la legge di bilancio 2018 è eh, un passo importante. Ovviamente l'illegalità si muove con ritmi che il regolatore non ha gli strumenti, ma neanche noi non hanno gli strumenti per seguire. Di conseguenza è chiaro che possiamo modificare le norme successivamente sulla base delle nuove forme di frodi che emergono ma se non c'è un'opera di marcatura stretta uomo eh, della, delle forze dell'ordine della magistratura comunque vincono loro a questo serve il secondo punto che vediamo essenziale per il 2020-2021 che è digitalizzazioni ci sono Innovazioni importanti che sono state approvate e che sono state iniziate, si è iniziato ad attuare, registro di carico e scarico eh, digitale al punto vendita, trasmissione elettronica dei corrispettivi eh, IVA, documento di trasporto elettronico, sono tutte innovazioni che dal punto di vista normativo sono indirizzate, vanno attuate. Molto spesso abbiamo visto che... Sono state chieste proroghe o deroghe o, o ritardi. Eh, è importante che si lavori a costruire questa, che sarà una base informativa essenziale che permette di tracciare la filiera nella sua interezza. In questa fase è importante che siano le agenzie governative a fornire agli attori del settore tutto il so supporto, tutto il sostegno per attuarli e poi che siano molto rigide quando non c'è compliance. Il punto di arrivo noi ce lo immaginiamo come uno sviluppo di una vera e propria eh, blockchain dei carburanti che permetta veramente di tracciare la molecola e il, 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 il flusso di prodotto da quando entra in Italia via autobotte o viene sdoganato a un deposito costiero oppure quando viene prodotto, eh, e quando entra in un deposito, quando esce viene estratto, passa nell'autobotte, si apre il coperchio del serbatoio all'interno di un punto vendita, entra ed esce. È una cosa che tecnologicamente si può fare. Sicuramente la base informativa che eh, Dogane eh, av avrà a disposizione quando il eh, documento elettronico di trasporto e il registro eh, di carico e scarico saranno attivi sarà importante, ma questo è quello che può davvero consentirci di finire, alla cor di finire la corsa della guardia dei ladri. Terzo punto: per l'anno che, che viene, un nuovo ruolo del gestore che un punto vendita più digitalizzato non è un punto vendita meno umano, non, che, non crediamo che le macchine e i robot rubino il lavoro alla gente, anzi lo migliorano. E quindi il ruolo del gestore dobbiamo... Noi primi come aziende, insomma, eh, rafforzarlo, ripensarlo con uno sguardo innovativo. Il gestore è un, client, è una, è un agente di prossimità, non è solo il, quello che, che fa andare avanti la, 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 la stazione, ma è il primo agente di contatto col cliente, il fornitore di nuovi servizi e un presidio essenziale per l'illegalità. Noi ci siamo mossi in prima battuta con una iniziativa di con una. Academy per la formazione del gestore che abbiamo creato con l'acquisizione di TotalErg e eh, perché sappiamo che l'elemento, eh, vado a finire, eh, è, è molto importante. Terzo, eh, altro punto fondamentale, riduzione del contante. Riduzione del contante è la moda di questi giorni, per fortuna, è un elemento essenziale perché permette di aumentare i controlli. Spesso si menziona il costo delle commissioni delle carte di credito, io credo che sia importante menzionare anche il costo del contante. Che per le aziende a rete come noi è un costo importante. Ebbene, il settore carburanti ha un tasso di criminalità predatoria sui punti vendita che fa ridere, se non fosse vero. Eh, su 100 accettatori ogni anno ci sono 11 furti, una banca ne ha uno e mezzo ogni 100 accettatori. Sostanzialmente siamo il bancomat della criminalità. Se questo non è un costo. Pensiamo che cos'è. Allora, la rete si è mossa in anticipo eh, sulle tendenze di cui adesso si parla per tutto il mondo diciamo, dei pagamenti, con l'abolizione della scheda carburanti, la deducibilità, detraibilità ai fini IVA IRPEF dell'acquisto di carburante per i professionisti e con un credito d'imposta che va rafforzato e messo, messo a punto per eh, su, eh, i gestori sui pagamenti digitali. Ecco, ci piacerebbe poter essere per una volta antesignani e guidare la transizione verso i pagamenti elettronici, vorremmo che i pagamenti sulla rete, che sono un'enorme quota dei pagamenti in contante, benefici di quello che verrà eh, presentato in legge di bilancio per favorirli. Ultimi due pezzettini, prezzi, cabina di regia prezzi. Uno sforzo deve essere fatto per usare il portale del Ministero dello Sviluppo Economico per individuare non solo quando i prezzi sono troppo alti, come è stato fatto con successo negli anni, ma quando prezzi bassi o prezzi anomali indicano e sono la spia ideale per l'illegalità. Eh, ci sono gli strumenti, probabilmente il portale deve diventare una vera cabina di regia, deve essere aumentata, rafforzata al Mise la capacità di intelligence su i prezzi, sull'andamento internazionale dei prezzi per poter fare delle considerazioni in tempo reale come fanno le aziende sui prezzi anomali, anomali all'interno della, della, della filiera. Probabilmente bisogna rafforzare la collaborazione con le agenzie fiscali, con la Guardia di Finanza, ma questo è uno strumento che è lì a portata di mano e se chiedete ai magistrati che hanno fatto le inchieste, che hanno avuto successo sul settore, è la prima cosa che hanno usato e allora usiamolo davvero. Sforzo ulteriore può essere fatto per ridurre, limitare, tracciare maggiormente inoltre le dichiarazioni d'intento. Eh, probabilmente ve ne ha parlato qualcun altro, non entro nel dettaglio, possiamo andarci poi di più. Ma sicuramente la dichiarazione d'intento, quindi con importatori abituali che si inventano crediti IVA, sono stati un modo eccezionale di avere accesso a carburante mh, illegale. E infine, come ho detto all'inizio. È auspicabile che eh, per rafforzare il lavoro vostro di normazione delle forze dell'ordine di repressione le imprese sviluppino e impongano alla loro filiera, nella sua interezza, protocolli di comportamento per i loro partner che siano in grado di premiare questi comportamenti virtuosi, perché non è solo di norme che vive il rilancio di un settore, ma è di comportamenti virtuosi, quindi è una responsabilità anche della filiera stessa. Grazie. Grazie. Chiedo se ci sono interventi crepa prego grazie ehm, presidente io volevo soltanto mh, provare a chiedere in maniera veloce poi ovviamente ehm, al presidente se dare un con chiedere un contributo scritto o eh, limitarlo alla replica di pochi minuti che ci rimangono eh, a Molte delle cose che sono state dette e segnalate eh, necessitano però di alcune precisazioni, credo. Allora, partiamo dal fatto che eh, il ruolo del gestore. Eh, io vorrei capire se eh, un'azienda eh, così importante sulla rete di distribuzione come la vostra eh, c'è un'idea chiara di come sarà il rapporto con il gestore, se quindi eh, eh, saranno in affidamento diretto, saranno servizi eh, che il gestore potrà perché spesso la sovrapposizione insomma, tende a portarci a pensare che il gestore è un, di fatto un dipendente e quindi eh, non, che non ha nemmeno troppa capacità di manovra rispetto a una serie di infrastrutture non sue e una serie di attività che gli vengono quantomeno anche imposte rispetto al punto 20. Eh, lo dico anche perché lei ha fatto un passaggio importante sui i, eh, i costi ad esempio di tutta la parte infrastrutturale e eh, molti gestori lamentano spesso che i costi degli abbonamenti telefonici eh, per tutti i sistemi di invio digitali, i dati e tutto, sono un aggravio per loro eh, e quando in realtà di fatto è un'imposizione da parte della collezione. Eh, dello Stato eh, su un percorso di disponibilità. Quindi loro dicono noi ce lo vediamo, il margine operativo che abbiamo contrattualizzato con l'azienda è di X, eh, l'abbiamo fatto magari per una durata di tre anni, ci accorgiamo che durante un certo punto quell'X è, è caricato di altri costi e quindi di fatto il nostro margine operativo tende ad assottigliarsi e a diminuire. Quindi anche in questo caso capire in che modo eh, capisco la vostra ottima propensione e apertura, però non vorrei che poi i costi mi ricadano sempre sull'ultimo elemento della filiera, che in, in questo caso lo vedo sempre in, in, sub, eh, in diretto subcontratto. Ehm, ha fatto un passaggio sul portale dei prezzi, eh, su questo ci siamo già confrontati anche in passato. Eh, che tempistiche secondo voi eh, si possono ottenere e se è ipotizzabile avere un eh, percorso di real time sui prezzi, cioè nel senso che qualsiasi variazione possa essere eh, segnalata e attribuita e se questo è una complicazione per il gestore, è una complicazione per eh, tutto l'apparato distributivo, ovviamente io lo chiedo a voi come, come azienda, poi ognuno risponderà per le proprie capacità infrastrutturali delle proprie aziende. Eh, questo mi serve per capire se è real time una volta a settimana, oggi siamo una volta a settimana, no? Ed è, un, secondo me, totalmente eh, fuori da qualsiasi logica di mercato eh, corrette. Eh, dichiarazione di intenti ha fatto un passaggio veloce. Eh, molti ci hanno detto di toglierla, quindi vorrei capire qual è il senso anche secondo voi? e ha eh, parlato di un percorso importante sulla tracciabilità totale, molecolare e tutto un uh, percorso di blockchain, di rintracciabilità dell'intera filiera. Eh, ritorno alla domanda legata al gestore, chi paga tutto questo? Perché ovviamente l'opposizione principale ci viene da loro, allora, è ipotizzabile che oggi qualora... Eh, Saremmo già in grado di tracciare le autobotti da domani? Cioè, che tempistiche abbiamo per l'implementazione di un sistema di tracciabilità totale delle autobotti? E eh, vado sulla parte molecolare: tra quanti eh, anni possiamo pensare di introdurre anche una tracciabilità molecolare, eh, ovviamente a carico di chi? E se questo può essere assorbito, deve essere accompagnato e ovviamente io credo non debba in nessun modo ricadere sul gestore finale perché altrimenti non lo vedremo mai operativo. Quindi eh, o lato Stato o lato impresa dobbiamo essere in grado di gestire questa parte perché non può pensare di ricadere sulla parte del gestore. Grazie Onorevole Crippa, ci sono altri interventi? Benamati, prego. Io vorrei chiedere una cosa molto semplice perché stavo leggendo e poi ho ascoltato eh, la, la, la relazione. Magari ci, ci fa avere qualche nota su questo. E mi ha colpito la frase giustamente: non esiste sostenibilità ambientale, deve avere un, un supporto sociale, perché non esiste sostenibilità ambientale senza sostenibilità sociale per il processo. Ma voi avete detto una cosa che è interessante, l'ho già chiesta anche a altri auditi in questa, durante questo processo, cioè che il ruolo della rete esistente può essere un, un grande vantaggio, un grande asset nel sistema di eh, trasformazione della mobilità nei prossimi anni. Siccome il sistema è il tema dell'infrastrutturazione del Paese verso eh, nuove forme di combustibili, quindi l'erogazione dell'energia elettrica al, al gas, ai, bio, ai biocombustibili, ma anche immaginando in futuro cose un po' più esotiche come l'idrogeno ecco il tema vero è se lei potesse poi articolare magari anche in un secondo momento in una nota a parte quali possono essere i contributi e quali le misure richieste perché non sia solo l'intervento pubblico diretto di infrastrutturazione ma la promozione utilizzando anche una rete che oggettivamente è capillare sul territorio nazionale Grazie onorevole Benamati, ho due interventi ancora dei colleghi quindi poi chiederò eh, una delle risposte via mail, così anche dato che sono state chieste anche tante note aggiuntive. Quindi Scano, prego. Grazie, io volevo solo chiedere, ehm, per quanto riguarda la lettera d'intenti, voi suggerite delle modifiche alla lettera d'intenti oppure proprio un, un altro strumento nuovo ad hoc? Grazie. Grazie, Vallascas. Grazie Presidente. Mh, voi avete parlato dei depositi, avete detto che questi sono numerosi. Insomma, io immagino che questa crescita, almeno insomma, per alcuni di essi, sia giustificata dal fatto che è avvenuta anche per via della riduzione del numero di distributori. Ovvero, immagino cioè, che i distributori rimasti abbiano una maggiore vendita dei carburanti rispetto a 25 anni fa, tanto da avere quindi la necessità di un deposito vicino che possa qualche modo garantire una continuità lavorativa. Al di là di questo però vorrei sapere se avete conoscenza della dis distribuzione di questi depositi, ovvero se sono uniformi in tutta la penisola italiana e, e isole o si concentra in alcune aree. Grazie. Grazie. Altri interventi? Eh, se non ci sono altri interventi appunto chiederò una risposta tramite, tramite mail, la manderemo a tutti i commissari. Quindi da parte della Commissione eh, saluto e ringrazio i rappresentanti di Pino e passiamo al prossimo punto. Di una filiera che vede in cima i concessionari autostradali che affidano in regime di subconcessione le attività oil a compagnie petrolifere e da ultimamente anche a nuovi operatori che si sono affacciati sul mercato. Eh, questi ultimi operatori hanno eh, dei contratti eh, in essere con i gestori i quali appunto distribuiscono carburante su tutta la rete. E in tutto questo complesso diciamo, mh, sistema di eh, passaggi che ci sono in autostrada, vi sono delle mh, similitudini con la viabilità ordinaria per quanto riguarda sia eh, la parte contrattuale che la parte commerciale, ma ci sono anche delle situazioni di peculiarità che sono proprio fanno parte di un sistema endemico tipico della rete autostradale e questi aspetti sono stati puntualmente evidenziati nella risoluzione e proprio per questo motivo la Nisa esprime viva soddisfazione per questa risoluzione con una valutazione altamente positiva e cerco di spiegare che cosa succede nel comparto autostradale e vi è una costante perdita di volumi dal, da inizio degli anni 2000 a oggi in autostrada si sono persi il 65% di vendite di carburanti. A fronte di un ehm, erogato medio degli impianti che in quegli anni era di circa 10 milioni di litri per ogni singolo impianto, oggi gli stessi impianti vendono circa 3 milioni 3 milioni di litri di media. Questo a discapito del fatto che ci sono minori entrate ma non altrettanto risparmi sui costi, perché come sapete in autostrada il servizio è H24 e quindi c'è bisogno costantemente di una presenza fisica di operatori oltre a delle spese che ovviamente coprendo un ITER di H24 sono assolutamente più onerose, più onerose rispetto alla viabilità ordinaria. Eh, un altro dato importante è il fatto che ehm, nei punti vendita autostradali c'è ne, stata una non così evidente flessione dei passaggi dei mezzi, sia leggeri che pesanti. Anzi, rispetto alla forte flessione di cui abbiamo parlato, i dati di traffico ci dicono che dal 2002 a oggi c'è un valore positivo del 3%. Quindi. Questo significa che c'è una disaffezione da parte del consumatore che eh, transita in autostrada a fare il rifornimento in autostrada proprio perché non vi sono le condizioni di, eh, essenziali che soddisfano il consumatore per poter approvvigionarsi di beni e di servizi che invece sulla viabilità ordinaria sono offerti a condizioni molto più favorevoli e molto più concorrenziali. Questi dati sono ancora più penalizzanti assolutamente nel tratto di autostrada gestito da ANAS ed, in particolare, dalla Salerno Reggio Calabria, che è un'autostrada che, nonostante la mh, ormai chiusura dei lavori che hanno interessato questa arteria per oltre 30 anni. Eh, non hanno visto ancora il completamento del rifacimento delle aree e quindi la possibilità di competere anche loro con un mercato eh, diciamo più, più moderno e più attinente alla realtà delle cose. Eh, questa disaffezione da parte dell'utente nel rifornirsi anche in autostrada ha, ha delle ragioni anche su eh, delle note che sono negative rispetto all'incremento dei pedaggi. Sempre dagli anni, dai primi anni 2000 a oggi l'incremento dei pedaggi è stato pari al 100%, che è pari a 3,6 volte il tasso di inflazione. In più vi è un'incidenza delle royalties, che appunto i concessionari della rete chiedono ai subconcessionari per la distribuzione dei carburanti, che in valore assoluto pesa il 9% della spesa. Eh, questo fa sì anche che ci siano delle differenze di prezzo rispetto alla viabilità eh, ordinaria molto importanti. Eh, sono mediamente di 12-13 centesimi al litro rispetto alle compagnie petrolifere tradizionalmente colorate, quindi parlo delle major, ma addirittura si arriva a 20 centesimi al litro rispetto a quelli che sono i prezzi che praticano le cosiddette pompe bianche che tutti conoscete che sono diciamo, le pompe senza marchio eh, di riconoscimento classico della compagnia petrolifera. Noi riteniamo che eh, sia necessario provvedere a delle, eh, degli interventi per cercare di portare miglioramenti a questo settore che è strategico per il Paese perché pensiamo che la rete autostradale sia eh, un, un asseviario indispensabile e fondamentale per, per questo Paese. Eh, C'è stato recentemente un decreto interministeriale che è stato emanato il 7 agosto del 2015 che ha provveduto solo in parte alla risoluzione di queste problematiche. Eh, quello che forse non, eh, non è stato fatto compiutamente secondo noi è il. È stata la necessità di dover chiudere ehm, molte aree di servizio. Oggi, secondo noi, il 35-40% delle aree di servizio che ci sono in autostrada, proprio per i bassi volumi di erogato, non producono i redditi e utili necessari per fare stare in piedi un'impresa. Eh, ovviamente attraverso un sistema di eh, incentivi da dare a chi si appresta a queste dismissioni per poter rimettere nel, nel circuito eh, quei litri in più che si rendono necessari per avere un ritorno economico sia dell'investimento da parte di chi partecipa alla gara e sia del gestore che partecipa economicamente all'attività all dell'area di servizio. Eh, vi è anche un altro problema che riguarda la difficoltà che hanno i consumatori ad accedere ai beni e ai servizi in maniera competitiva e trasparente. Eh, questo è dato dal fatto che ci sono dei rapporti contrattuali con le compagnie petrolifere che lasciano alla compagnia petrolifera eh, il controllo totale della filiera del prezzo cioè eh, il gestore non ha assolutamente nessuna autonomia per la determinazione del prezzo finale, ma questo è determinato eh, fin dall'origine da parte della compagnia petrolifera. Noi pensiamo che per eh, migliorare questa situazione, quindi per rendere più competitivi i prezzi nella rete autostradale, si dovrebbero scindere Ehm, i rapporti che esistono tra compagnia petrolifera e gestore, dando la facoltà di fare due tipologie contrattuali, una che verte sul fatto dell'utilizzo del marchio e degli investimenti immobiliari che la compagnia petrolifera fa e dall'altra parte avere invece un contratto eh, economico e commerciale con la compagnia petrolifera in maniera tale che la compagnia fornisca il prodotto al gestore ma che il gestore abbia la facoltà di determinarne il prezzo finale che secondo noi è l'attore principale che in maniera molto specifica e tenendo conto anche dei prezzi che si fanno nei distributori che precedono o che seguono l'impianto di esercitare attentamente una politica di prezzi che sia molto contenuta e che sia a favore del consumatore. Altre anomalie del settore sono date da un utilizzo eh, scriteriato da parte delle compagnie petrolifere sulla, eh, su quello che è detto il servito rispetto a quello che è la modalità self di vendita del, del carburante. Eh, ci sono le isole self dove il consumatore a un prezzo più basso fa rifornimento e ci sono le piste servite dove l'operatore manualmente immette il prodotto di carburante nelle, nelle auto. Ebbene questi differenziali di prezzo in, una, ehm, in, una, in un mondo dove il servito per antonomasia rispetta quello che è il pubblico servizio che c'è in autostrade, quindi dovrebbe essere agevolato proprio perché l'autostrada prevede un pubblico servizio a favore. Anche delle persone che portano a handicap, delle persone che magari non, non sono avvezze all'utilizzo del, del, della pompa di benzina, anche quelli che comunque, pagando un pedaggio, hanno diritto ad un migliore servizio, questi differenziali di prezzo incidono fino a 30-40 centesimi al litro. Cioè pensare che un consumatore possa fare il rifornimento in autostrada e con un'automobile che eh, contiene 50 litri deve spendere 20 euro in più solamente perché un operatore gli mette la pistola dentro il serbatoio e gli pulisce il vetro, a noi sembra una struttura madornale. E quindi questi sono tutti elementi che le compagnie petrolifere eh, difendono strenuamente, proprio il fatto che il prezzo sia determinato da loro, perché proprio agiscono indiscriminatamente sulla politica dei prezzi a loro beneficio. E a totale disinteresse da parte del consumatore finale. Eh, riteniamo oltremodo che sia necessario, per agevolare la possibilità dei gestori di far quadrare i conti economici delle proprie gestioni, allargare quelle che sono le attività eh, commerciali che sono più proprie rispetto all'utilizzo che c'è nel nostro paese, ma all'estero sono preponderanti, all'estero. L'80% dei ricavi in una stazione di servizio avviene attraverso le vendite di prodotti complementari che non sono i carburanti ma sono eh, bar, ristoranti, vendita di souvenir, tabacchi e quant'altro. In Italia è completamente al contrario, il 90% dei ricavi è dato dalla vendita dei, dei prodotti carburanti e solo il 10% da queste attività e quindi bisognerebbe integrare e far sì che nei locali shop che ci sono attaccati alle aree di servizio il, il gestore possa esercitare tutte quelle attività complementari che gli permettano di, eh, di fare un bilancio un po più consistente per non, poter, eh, per non avere la, 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 la necessità di dover chiudere i battenti perché ormai molti, gestori son, molti gestioni sono tecnicamente fallite in autostrada. Ehm. Credo che ecco, ci sia anche da fare una, una piccola mozione su, per quanto riguarda la legge 27 del 2012 che si riferisce alla possibilità di competere nel mercato in condizioni eque. E queste condizioni eque di fatto non sono bene eh, delineate in, questo, in, questo, in questa legge 27, andrebbero strutturate diversamente, bisognerebbe capire quelle che sono veramente le condizioni eque per poter competere nel mercato di riferimento, cosa che né ai tavoli delle compagnie petrolifere, né ai tavoli eh, governativi, nemmeno nelle aule, nelle aule dei tribunali ad oggi eh, siamo riusciti a comprendere esattamente. Grazie. Grazie. Chiedo ai colleghi se ci siano degli interventi. Sut, prego. Sì, come giustamente ha detto, eh, sappiamo che il prezzo del carburante in autostrada è più alto e anche dovuto alle elevate royalties che ci sono e in più eh, l'utente che lo utilizza deve pagare anche il pedaggio, eh, oltre a quello. E, e appunto dal vostro studio che avete fatto anche per evidenziare eh, il minor venduto che c'è eh, negli ultimi anni. E, mh, volevo capire se avete eh, un piano appunto eh, preciso per riconvertire queste stazioni che non sono più redditizie, quindi vendono poco e quindi sono, oppure se siete più verso eh, la chiusura di, queste, di questi cioè, eh, distributori. Sì, grazie. Scusa, chiedo scusa, facciamo prima uh, sì. le domande. Scanu, prego. Grazie. Um, ci potreste spiegare il, il fenomeno dei flussi eh, di prodotti petrolifici provenienti dall'Est Europa, quindi con eventuale evasione di accise? Grazie. Grazie, ci sono altri interventi? Prego per le risposte. Sì, per quanto riguarda la chiusura degli impianti, è un problema che diciamo si è concretizzato ultimamente. La fase di decremento è stata lunga e quindi è iniziata, come dicevo, nel 2012. Si poteva rimediare dopo 6-7 anni, ma oggi con i dati che abbiamo non sono, più, non sono ipotizzabili interventi per poter tenere aperti questi impianti. Riteniamo che sia molto meglio chiudere gli impianti per poter così veicolare parte del traffico dell'utenza sugli impianti che resteranno aperti, anche perché secondo noi in autostrada 460 aree sono troppe rispetto agli altri paesi europei e sarebbe meglio potenziare con altri servizi le aree rimanenti, quindi ricollocare magari anche parte del personale su aree sulle quali vengono implementati altri servizi aggiuntivi e quindi con la possibilità di recuperare anche parte del personale dipendente che verrebbe stromesso dalle, dalle aree chiuse. E per quanto riguarda l'illegalità, eh, allora, in autostrada di illegalità non ce n'è, non ce n'è perché... Il, Diciamo che l'illegalità è un fenomeno prettamente e maggiormente rappresentativo in quelle che non sono le aree eh, colorate, gli impianti colorati delle compagnie petrolifere. In autostrada oggi, ad eccezione di qualche... Eh, ultimo mh, che, ehm, di qualche ultima società che ha partecipato alle gare e quindi sono alcuni privati, il fenomeno ancora non si è presentato. Eh, anche questi ultimi eh, che hanno partecipato alle gare hanno eh, partnership di eh, fornitura da parte delle compagnie petrolifere. Quindi Credo assolutamente che non ci sia questo problema, almeno nell'ambito autostradale. Cosa diversa invece sulla viabilità stradale, perché il fenomeno purtroppo è noto e è considerevole. Grazie. Allora da parte della Commissione ringrazio e saluto i rappresentanti di Anisa. Noi passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno.